Volta registriamo, registriamo di giovedì mattina a causa di impegni che eh, si hanno nel, nel venerdì pomeriggio. Quindi ci siamo organizzati, abbiamo trovato un orario che stesse bene entrambi. Insomma, fare questi, questi video richiede anche un certo impegno, visto questo dobbiamo dirlo. Allora, per concludere questo ciclo di conferenze sulla cosmologia, io ti chiedo di affrontare alcuni interrogativi. Alcuni interrogativi c'è cioè domande che nel corso della storia sono state poste e sulle quali in realtà il dibattito è ancora, è ancora aperto. L'avevamo anticipato nella puntata precedente e quindi siamo, manteniamo la promessa. In realtà sono domande molto, molto interessanti. Allora, il video precedente era veramente affascinante e straordinario. Questo non è da meno, ve lo anticipo già a chi sta guardando. Eh, è un video che vale veramente la pena. Ripreciso, questi video non sono destinati a una grande massa. Certamente però meriterebbero di essere guardati da parte di chi veramente vuol capire. Perché viviamo un periodo di grande confusione e quindi, quando qualcuno, come Mauro, ci dà la possibilità attraverso i suoi studio, le sue conoscenze, di, eh, di avere delle informazioni importanti, credo che ne valga la pena. quindi è con questo spirito di servizio che i video vengono, vengono fatti. Se ho detto sciocchezze, Mauro, tu mi correggi. <ride> non, non mi permetterai mai di correggerti, caro Elia. Non mi permetterai mai, anzi, tutto perfetto: ottimo, grazie, grazie. Ti ringrazio, anzi. Eh, allora, Mauro, la domanda è questa: che nel corso dei secoli ci si è posta, ma sì. che ancora, ancora il dibattito, come dicevo, è aperto. Ma il nostro è il migliore dei mondi possibili oppure Dio potrebbe aver creato qualcosa di meglio, diciamo. Ma allora, Elia, questo, come hai detto tu, è un interrogativo non solo affascinante, ma che numerosi filosofi nel corso della storia si sono posti, nomi importanti, proprio della storia della filosofia. Diciamo che il nostro è il migliore dei mondi possibili, senz'altro dal punto di vista del fine che è quello che veramente a noi come cristiani dovrebbe interessare, nel senso che eh, il migliore dei mondi possibili è il mondo che è volto verso quello che è il fine ultimo assoluto del tutto, che è la verità. Quindi dal punto di vista del fine, un universo non potrebbe essere volto a niente di meglio se non a Dio stesso e alla sua gloria. Noi sappiamo, l'abbiamo visto nel corso degli incontri precedenti, che L'universo ovunque reca le tracce del creatore, creatore che ci invita a cercarlo anche attraverso le creature. Ricordiamo la Lettera Ara Romani di San Paolo e tutti gli altri passaggi scritturali che abbiamo letto nel corso delle scorse puntate. San Tommaso, nella Somma contro i Gentili, siamo nel capitolo primo del libro primo, dice: lo ricordiamo, che il nome di sapiente Deve essere attribuito a colui che sappia rettamente ordinare le cose, quindi sapiente è colui che ordina le cose in maniera retta, corretta, giusta. Allo scopo di ordinare qualcosa, però, Elia, io ne devo conoscere il fine, questo è evidente. Dal momento che ogni cosa è disposta, ce lo insegna già Aristotele. Nel miglior modo possibile allorché sia volta verso il fine. La filosofia scolastica, d'altro canto, ci insegna che il fine di una cosa è anche il bene di quella cosa. Di conseguenza, sapiente in senso autentico, è colui che volge l'attenzione verso il fine del creato intero. Il creato intero, all'universo, e il fine del creato intero ci insegna San Tommaso, nella somma, contro i Gentili. È il principio di tutte le cose, oltre che il fine, ed è la verità Dio. Quindi non stiamo parlando di una fra le verità, ma della verità con la V maiuscola. Quindi, essendo l'universo intero volto come fine alla gloria di Dio, quindi a Dio stesso, dal punto di vista della finalità, sì, è il migliore dei mondi possibili. Ecco, in termini Mauro più profani o diciamo materiali. Quindi Dio avrebbe potuto creare un mondo fisicamente diverso, diverso dal nostro, materialmente proprio diverso. Certo, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, Elia, la questione deve essere affrontata con la massima chiarezza possibile, e dal punto di vista filosofico e teologico. Qui dobbiamo chiarire l'attributo dell'onnipotenza divina, perché con l'onnipotenza divina si capisce anche cosa Dio possa, e fra virgolette uso questi termini adesso in maniera impropria, poi dovrò, dovrò chiarire, non possa creare. Dio è onnipotente, ma attenzione perché la potenza si riferisce a quelle che sono le cose possibili, non alle cose impossibili. Cioè Dio è onnipotente, può fare tutte le cose che sono possibili, cioè che possono essere fatte, non cose che implicano contraddizione, perché Dio è la verità e la verità non entra in contraddizione con la verità. Questo si parla proprio in questo caso di impossibilità metafisica, di compiere ciò che non è possibile. Per esempio, la domanda che gli scolastici si pongono è potrebbe Dio creare un triangolo con più di tre lati o meno di tre lati, di o più o più di triangoli o meno di triangoli? No, perché non sarebbe un triangolo. Come faccio io a fare un triangolo con quattro angoli? Come faccio? Non è un triangolo. Potrebbe Dio creare un cerchio quadrato? No, perché non sarebbe più un cerchio. Quindi questa è proprio impossibilità metafisica, si dice in termine scolastico. Allora, tutto ciò che è impossibile è fuori dal dominio della potenza divina, ovviamente non per difetto della potenza divina, per cui potrebbe dire non può fare un cerchio quadrato, allora non è vero che è onnipotente. No, assolutamente, ma proprio perché cose impossibili metafisicamente non hanno la natura di cose possibili o fattibili. Su questo anche, ancora una volta Sant'Omaso è chiarissimo. Ci spiega nella Somma Teologica, e attenzione che Sant'Omaso è un grandissimo comunicatore, è un grande maestro della comunicazione e della comunicazione anche della verità, perché è, non è un passaggio, un passaggio da nulla, Dio è onnipotente rispetto a tutti quei possibili che non implicano contraddizione. E verso ciò che implica contraddizione, scrive lui nella Somma Teologica, Sarebbe più corretto dire, quando si parla, non Dio non lo può fare, bensì questo non può essere fatto. Quindi, dal punto di vista terminologico, sarebbe più corretto dire non Dio non può fare un cerchio quadrato, ma il cerchio quadrato non può essere fatto punto. Sant'Agostino fa anche un esempio affascinante, ripreso tra l'altro anche questo da San Tommaso. Sta parlando anche lui dell'onipotenza divina, perché è, è un, insomma, una questione che si pongono i teologi da sempre. Potrebbe Dio fare in modo che qualcosa che è avvenuto, che è accaduto un evento, non sia mai avvenuto? La risposta è no. Perché no? Perché questo implicherebbe contraddizione. Vorrebbe dire fare in modo che ciò che è avvenuto, che è comunque un fatto vero, sia un fatto falso, ossia non sia mai avvenuto. Nel Contra Faustum, Sant'Agostino scrive: Chiunque dice così, se Dio è onnipotente, faccia sì che le cose avvenute non siano avvenute, non si accorge che dice questo. Se Dio è onnipotente, faccia sì che ciò che è vero, per il fatto stesso che è vero, sia falso. Chiarissimo, implicherebbe contraddizione. Ma non serve neanche essere un uomo di fede, perché un simile interrogativo se lo poneva anche Aristotele nell'Etica Nicomachea, libro sesto, riprendendo a sua volta un altro autore dei suoi tempi, quando scrive: Di una sola capacità è privo Dio cioè di far sì che non sia avvenuto ciò che è avvenuto. Quindi abbiamo dato questi chiarimenti sommari sull'attributo dell'onipotenza, ma veniamo alla tua domanda. Chiedi se dal punto di vista materiale e fisico Dio avrebbe potuto creare un universo diverso da questo, magari con più corpi, eccetera. Lo, lo avrebbe potuto fare per vari motivi. Nessun ente finito può esaurire la potenza di Dio, che è infinita. Nessun ente finito, nessuna creatura può esaurire la potenza di Dio. Quindi, tra il Dio e il mondo, come noi lo conosciamo, il nostro universo, può esserci una serie infinita di mondi che partecipano in maniera di volta in volta sempre più perfetta all'onnipotenza divina. Non ci sarà mai un mondo tanto perfetto da non poterne immaginare uno migliore, C'è cioè uno che non partecipa in maniera ancora più perfetta di quella che è l'onnipotenza divina. Una potenza infinita non si può esaurire in un effetto finito. Persino San Basilio, ai suoi tempi, nell'omelie nell sull'Esamerone, quindi sui primi sei giorni della creazione, lo scrive in maniera inequivocabile quando dice, come il vasaio, plasmando sempre con la stessa arte una quantità innumerevole di vasi, non esaurisce in essi né la sua arte né la sua capacità, così il creatore di questo universo, la cui potenza creatrice non è limitata alla misura di un mondo, ma trascende ogni limite, portò all'esistenza le alle grandezze del mondo visibile col solo slancio della volontà. Ma lascia intendere, anzi, lo scrive più che lasciarlo intendere, che comunque questo universo non esaurisce l'onnipotenza divina. Quindi questo per rispondere alla domanda, quindi sì, dal punto di vista materiale, certo che avrebbe potuto. Molto chiaro. Adesso Mauro, introduciamo un argomento molto dibattuto, molto anche alla moda, se vogliamo, mm -hmm. ehm, che è quello del il nostro universo. La domanda è questa. Il nostro universo è unico o ne esistono altri, il cosiddetto multiverso? Anche questa domanda, tra l'altro, è affascinante. Che, come abbiamo detto in, altri, in altre occasioni, i filosofi in realtà si pongono da moltissimi secoli. Diciamo che dal punto di vista della fede, e anche dal punto di vista filosofico, non c'è nessun argomento decisivo per rifiutare la risposta in positivo o in negativo, nel senso che potrebbe essere come anche potrebbe non essere. Teoricamente, data l'onnipotenza divina, quindi ragioniamo dal punto di vista teorico sarebbe possibile anche un numero infinito di mondi questo ci spaventa no assolutamente perché dovremmo comunque tener conto che questi infiniti mondi considerati nel loro insieme infinito darebbero comunque vita nel loro complesso infinito a un'unità di ordine di fine cioè tutto l'universo il multiverso sarebbe comunque comunque dipendente da un creatore Sarebbe comunque volto a una verità che è ancora più infinita dell'universo infinito, che è la verità con la V maiuscola, quindi, eh, quindi Dio stesso. Ritengo assurda la posizione di chi usa l'ipotesi del multiverso per dire ah, che allora Dio non esiste. Nel senso, il nostro è uno fra gli infiniti mondi. Per caso qui per questione delle di statistica, probabilità, si sarebbe sviluppata la vita, cosa vuoi? In una serie infinita di universi deve esserci almeno uno. In realtà dovrebbero essere infiniti uno nel quale si assorta la vita. Ma ricordiamo che questi infiniti mondi comunque non sarebbero causa di se stessi, ma avrebbero la loro ragione d'essere comunque in un creatore. Quindi che se anche esistesse il multiverso, tanto dal punto di vista scientifico non lo sappiamo. Si fanno tanti documentari, per carità, bellissimi, mi diverto anche a guardarli, eh? mi non Tutti ma bellissimi dico... comunque, tutti bellissimi qualcuno. Però, però non, è che, non è che ci sia un'argomentazione scientifica decisiva. Quindi ma neanche neanche contraria. Quindi la porta è aperta, certo, questo non avrebbe, non sminuirebbe minimamente la fede e la teologia. Minimamente proprio. Ecco a proposito di vita, eh, Mauro. Prima parlava di vita, possono esserci altre forme di vita nell'universo? È, è inevitabile che si arrivi a questo interrogativo. È inevitabile. E la cosa che io chiedo sempre ad eventuali interlocutori è per favore. Quando si parla di questo tema della vita extraterrestre, per favore parliamone in maniera seria. Parliamone in maniera seria. Non tiriamo fuori di cose, di navicelle, di... per carità, sui film, fantascienza, belli, l'ho visto anch'io e ti è. Eh? Però parliamone in maniera seria, scientifica. Allora ci sto, perché è un tema veramente dibattuto e tra l'altro sul quale la teologia, ancora una volta, non dice nulla di decisivo, nulla di dogmatico. Anche questo tema è dibattuto dalla notte dei tempi. Facciamo degli esempi. Plutarco si interrogava sugli abitanti della Luna. Nicola Cusano, cardinale, parla degli abitanti delle stelle nella dotta ignoranza, che Plero immagina nel suo famoso scritto il Somnium, gli abitanti della Luna. Parlano poi degli abitanti dei cieli anche filosofi, scrittori, eh, astronomi, Schiaparelli, Nicola Flammarion o anche Nicola Tesla. Nicola Tesla, grandissimo inventore, inventore serbo. Quindi è un tema dibattuto da sempre. Non è che siamo arrivati noi nel XX secolo e prima. No, no, si si interroga da sempre su questo: sarebbe contraddittoria o pericolosa per la fede l'esistenza di altre forme di vita? Assolutissimamente no. Non c'è nessuno, anche qua, dato definitivo scientifico né pro né contro. Dal punto di vista della fede, visto che queste sono comunque delle trasmissioni che facciamo anche a fini apologetici no? di difesa certo, della fede, certo. diciamo che l'eventuale esistenza di altre forme di vita non inficierebbe la fede, e che, tra l'altro, dobbiamo ricordare eh, che non esiste alcun argomento diciamo magisteriale, ripetiamo, né pro né contro. Tre cose. Non esiste nessun argomento teologico allora che, che ehm, obblighi il fedele ad ammettere o a non ammettere l'esistenza di altre forme di vita. Secondo, se anche la vita extraterrestre esistesse da qualche parte nell'universo, Dio non sarebbe stato obbligato a rivelarcelo perché dovrebbe essere riportato nella Scrittura. Terzo, non costituirebbe nessun problema per la teologia per una serie di considerazioni che possiamo avanzare in linea ipotetica, ma sulle quali, al fine, diciamo che permane il mistero. Allora, ipotesi, questi eventuali extraterrestri, chiamiamoli così per comodità, eh, queste eventuali altre forme di vita, eh, hanno commesso il peccato originale, hanno la necessità della salvezza, aderi, vivevano originariamente in uno stato di... Perfezione naturale, di integrità naturale come Adamo ed Eva? Boh, chi lo sa. Potremmo pensare che la vita non terrestre non abbia mai commesso il peccato originale, quindi non abbia necessità di redenzione. Potremmo pensare che la vita non terrestre non sia ordinata alla salvezza dell'anima, alla vita eterna, ma solo a uno stato di felicità naturale. Chi ci dice che non sia così? Potremmo pensare che la vita non terrestre, difficile, ma stiamo ragionando sempre per ipotesi. Abbia commesso il peccato originale, abbia bisogno di redenzione e in qualsiasi maniera misteriosa che noi non sappiamo, abbia anche avuto notizia della redenzione per mezzo di nostro Signore. Può essere: può essere, non lo sappiamo, non lo sappiamo, non ne abbiamo la più pallida idea. Non esiste documento magisteriale sul tema, quindi questa è, è la questione. La tradizione giudaico-cristiana, inoltre, tieni presente lì, questa è una cosa da fare. Crede anche nell'esistenza degli angeli, per fede. No? San Tommaso dice che ci, sono, ci sarebbero anche degli argomenti di convenienza razionale, però è per fede che noi sappiamo che gli angeli esistano. Il senso della creazione, quindi, non si gioca esclusivamente sul rapporto fra uomo e Dio, perché possono esservi altre creature, come per esempio sono gli angeli, che e altre forme di vita eventualmente potrebbero avere un'economia di salvezza completamente diversa dalla nostra. Poi tra l'altro, occhio, piccola precisazione, piccola fra virgolette, di quale altre forme di vita extraterrestri stiamo parlando? Vegetali? Animali? Razionali? Perché aveva forme di vita fuori dalla Terra, bene, ma quali forme di vita? Ma ammet ammettiamo anche che esistessero forme di vita extraterrestri intelligenti, razionali. L'uomo, comunque, anche in questo caso, rimarrebbe pur sempre creato a immagine e somiglianza di Dio. Certo. L'incarnazione e la rivelazione non vedrebbero minimamente diminuite le loro portata, la loro portata, la loro realtà, la loro importanza, la loro verità. Come scrive Isaia quando il Signore parla di Isaia, le mie vie non sono le vostre, le mie vie non sono le vostre. Esiste anche, se vogliamo, un simpaticissimo aneddoto legato alla figura di Padre Pio, tale per cui un giorno un fedele si sarebbe recato da Padre Pio e gli avrebbe detto. Ma senta padre, io ho sentito dire che ci sono scienziati che ammettono vite, che ammettono forme di vita su altri pianeti e con noi, con noi fedeli come dobbiamo comportarci. Padre Pio, senza smuoversi minimamente, senza agitarsi, sì. rispose: E che vorresti che non ci fossero? Che l'onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra? E che vorresti che non ci fossero altre creature che amano il Signore? Quindi senza scomporsi minimamente. Certo uno può dire non è un dogma, è l'opinione di un santo, veramente, però insomma una persona santa di una certa portata. Fra l'altro è anche importante ricordare come le stesse scritture dicano in più luoghi che per quanto l'uomo possa studiare, per quanta scienza possa accumulare, non esaurirà mai il mistero del creato, mai. Nell'Ecclesiaste, Ecclesiaste, Ecclesiaste 3:11, si scrive, tutto egli ha fatto bene a suo tempo e ha abbandonato il mondo alle loro investigazioni, ma così che l'uomo non valga a scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. Ecclesiaste 8:17. E compresi come di tutte le opere divine nessuna ragione possa trovar l'uomo, di ciò che accade sotto il sole. E quanto più si affatica a cercare, tanto meno trova. Bello eh? quanto più si affatica a cercare, tanto meno trova. Anche se il sapiente dice di sapere, non potrà scoprire nulla. Ecclesiaste, Ecclesiaste. Certo, eh, quello che mi dà un po' fastidio per l'ingenuità, è eh, più che altro, è il famoso argomento del risparmio economico, che è un modo di ragionare tipicamente umano. <ride> L'obiezione di chi dice ah. Ma Dio non avrà mica fatto un cosmo così grande solo per noi, per noi misere creature? Perché è un'obiezione che, che si sente molto, è, è diffusa. Allora, questo ragionamento economico è appunto il nostro modo di parlare, di pensare, ma non si addice a un ente onnipotente come Dio. L'universo è fatto a lode e gloria del Creatore, eppur nella sua immensa vastità non è comunque nulla rispetto all'unipotenza, l'abbiamo detto. In più, come un sovrano particolarmente magnificente avrebbe piacere, anche solo per il gusto estetico, per lasciar traccia della sua potenza, no? in quel caso magari lo farebbe per vanità, non c'entra nulla eh, con, il, con il creatore, avrebbe piacere di creare un palazzo sontuoso, bello, magnifico, perché Dio, che è il fine di tutte le cose, e nell'universo tutto ridonda a sua maggior lode e gloria, non dovrebbe aver costruito un magnifico universo per la sua gloria, nel quale magari esistiamo noi stessi, che gli diamo gloria. Perché se anche noi fossimo le uniche creature intelligenti nel cosmo, creature fisiche intelligenti, la gloria di Dio sarebbe comunque procurata lo stesso dall'adorazione degli angeli, delle anime, nonché dall'incarnazione, cioè la venuta fisica di Dio nel mondo. Quindi, conclusione per la domanda: sì. Potrebbero, potrebbero, usiamo il condizionale, esistere altre forme di vita, non lo sappiamo per certo, e dal punto di vista della fede, anche questo, come il multiverso, non toccherebbe minimamente né la verità, né la fede, né la teologia. Ecco, Mauro, la, la quinta domanda è questa. La termodinamica ci spiega, ci dice che l'universo è destinato alla morte termica. Che cosa significa questo? Significa che una volta morto permarrà eternamente, o invece sarà annichilito da dire, cioè non ci sarà più niente. Allora, anche qua eh, distinguiamo, distinguiamo due piani: quello della scienza e quello della fede, e della teologia, più che altro, sì, anche della fede possiamo dire. La termodinamica è vero, Elia l'abbiamo detto, ci dice che tutte le riserve energetiche che esistono nell'universo prima o poi si esauriranno, quindi non potranno essere più accese nuove stelle. Pertanto, le ultime galassie, fra chissà quanti miliardi e miliardi di anni, si spegneranno, eccetera. Sicché sì la morte termica eh, sancisce una fine veramente triste per il nostro universo, un cimitero buio, desolato, gelido, a temperatura praticamente pari a allo zero assoluto, dove nulla più si muove, non si crea, non si produce più niente. Allora, questa è la prospettiva scientifica. Che ne sarà poi eventualmente, se questa prospettiva sia vera, scientificamente, dell'universo? Cioè Dio lo lascerà così come l'anda desolata interno o lo distruggerà? Anche qui, ricordiamo che dal punto di vista della sua onnipotenza, Dio potrebbe certamente annichilire, perché un universo ormai morto, buio, un cimitero, potrebbe certamente essere annullato, letteralmente ridotto al nulla, nientificato dall'onnipotenza divina. Però sappiamo dalla rivelazione che non sarà questo che accadrà. O meglio, abbiamo molte tracce, molte argomentazioni per supporre che non sia questo ciò che accadrà. Il mondo, facciamo un ragionamento anche razionale, certo. ha lo scopo di glorificare Dio, nel senso che è stato creato a lode gloria del Creatore. I cieli narrano la gloria di Dio, uno dei salmi più belli in assoluto. Annientare il mondo, ridurlo al nulla, certamente non aiuterebbe a manifestare la gloria di Dio, nel senso che la potenza divina viene mostrata più nel creare e conservare le cose che non nel distruggerle, in questo caso, proprio nel nientificarle. E inoltre, se assodato scientificamente che il mondo non conserverà per sempre la sua attuale costituzione, cioè la sua attuale. Conformazione fisica, ricordiamo anche che le Scritture, penso ad esempio alla seconda lettera di, di San Pietro, parlano di una conflagrazione universale, quindi di uno scioglimento di de tutti gli elementi nel fuoco, ma che il mondo sarà in seguito rinnovato. Questo ci interessa. Quindi, alcuni passi delle Scritture ci dicono che il mondo sarà rinnovato, ottenendo una nuova, una nuova forma, ma ce ne parla anche l'Apocalisse, eh nuovi cieli, la Gerusalemme celeste, eccetera, tante altre cose sulle quali bisognerebbe aprire anche spiegazioni, ma adesso non lo facciamo per questioni di tempo. Questa nuova forma del mondo, con ogni probabilità, non potrà essere orrore e caos, ma dovrà essere una nuova forma adatta ad accogliere anche quelli che sono i corpi gloriosi, quindi l'uomo nella nuova forma del corpo glorioso. Quindi la scienza ci dice una cosa. Però noi alla scienza dobbiamo anche sempre eh, avvicinare la, il ragionamento filosofico e anche le argomentazioni, le argomentazioni della, della fede. E ripeto Elia solo a chiusura di questa risposta, che la morte termica è quello che sembra l'esito dell'universo, diciamo il più probabile però neanche lì c'è una certezza matematica, matematica assoluta. Certo, le, studiando la termodinamica, le dinamiche fisiche, sembra che si, sia, che si sia diretti lì, solo dal punto di vista fisico. Poi quello che accadrà lo sa il Padre Eterno. Adesso un'altra domanda, domanda impegnativa, si fa per dire Mauro. Allora, molte sono state in passato le filosofie, ma ci sono anche recenti che identificano la natura con Dio. Nella concezione cristiana, invece, Dio è trascendente. E quindi eh, cosa dire quindi dal punto di vista filosofico della dottrina che identifica Dio con la natura? Allora, stiamo parlando del problema molto del molto diffusa, Panti. molto diffusa questa. Ma certo. È. Certo. Certo. Direi che questo, Elia, è un problema anche di stretta attualità, perché stiamo parlando di dottrine panteistiche, cioè che identificano appunto la natura con Dio, Dio è il mondo, che è una cosa molto comoda da pensare, perché se Dio è il mondo, io sono Dio, e alla fine il discorso del giudizio universale eh, cioè non, non sussiste, non sussiste, non può sussistere. Allora, questa posizione, sostenuta anche da movimenti New Age, no? Quindi per quello parliamo dell'attualità dell è ricca di contraddizioni. Quando parliamo di argomenti di questo tipo usiamo anche la ragione. Quindi la ragione, tra virgolette, deve anche entrare in campo accanto alla fede. Parliamo di un lume della ragione illuminato dalla fede. Ma teniamoci anche al solo piano della filosofia: il panteismo è ricco di contraddizioni, ne possiamo elencare alcune. Punto primo. Il panteismo contrasta con il buon senso, perché noi nella nostra vita quotidiana vediamo che ogni uomo ha una propria individualità, è titolare delle proprie azioni, responsabile delle proprie azioni, sia nel bene che nel male. Se tutto fosse Dio, capiamo che ogni individualità sarebbe annientata, dal momento che un individuo significa l'essere una sostanza indivisa in se stessa ma divisa da ogni altra sostanza. Nel caso nostro Elia, io non sono te, per esempio, tu sei un'individualità, io sono un'individualità, indiv non siamo la stessa individualità, non siamo la stessa sostanza. Io sono titolare delle mie azioni, tu sei titolare responsabile delle tue azioni. Quindi, già dal punto di vista del buon senso, di quello che noi possiamo vedere e toccare, esistono varie individualità. Secondo problema del panteismo Contrasta con il principio di non contraddizione, perché se tutto è in una che modo sola... in che modo, Mauro ah, adesso lo spiego. Se Preto. tutto è una sola sostanza, noi capiamo che ad esempio la vittima e il carnefice sarebbero la stessa persona. Per esempio, se tutto fosse una sola sostanza, Giulio Cesare sarebbe Giulio Cesare che viene assassinato e Bruto che lo assassina, è tanto, tutta una sostanza, quindi un unico individuo che assassina se stesso. Dio stesso, inoltre, che nel panteismo è il tutto, sarebbe nel contempo vittima e assassino. Quindi, una stessa sostanza che è sia vittima che carnefice, sia assassinato che assassino, sia Giulio Cesare che Bruto che assassina Giulio Cesare. Quindi, dal punto di vista della contraddizione, abbiamo un una, uno stesso ente che sarebbe se stesso il contrario di se stesso. Nello stesso momento. Tra l'altro è a proposito della stessa azione, cosa assolutamente in contraddizione con il principio di non contraddizione. Altra cosa ancora, il panteismo contrasta con il principio di causalità. Noi ricordiamo che ogni potenza passa all'atto grazie a un agente, a una causa che è già in atto. Il bastone, per esempio, è caldo in potenza, può diventare caldo in atto grazie al fuoco. Che è già un agente, una causa calda in atto. Ora, nessuno può darsi da se stesso qualcosa che non ha, nessuno può darsi da se stesso qualcosa che non ha o dare qualcosa che non possiede. Gli scolastici dicono: Nemo, dat, quod, non abet. Nessuno dà ciò che non ha, o dal meno non viene il più. Nel panteismo, però, attenzione. Perché abbiamo una potenza che precede l'atto e che passa all'atto da solo. Quindi esiste una forza evolutiva perenne, eterna, in costante divenire da se stessa, a causa di se stessa, per ricevere infinite perfezioni. Quindi, questa costante forza evolutiva materiale che da tutta l'eternità è in evoluzione, ne parleremo quando faremo le lezioni su Stalin anche eh? e sul materialismo dialettico. Si sottopone volutamente alla fine a un percorso evolutivo che è superiore a se stesso, quindi questa forza evolutiva si sottopone in se stessa all'evoluzione, per cui la materia che è l'assoluto non è neanche l'assoluto. E potremmo chiederci: ma da dove provengono queste perfezioni? Perché vengono concretizzate? In che modo si concretizzano? E perché queste perfezioni non sono concretizzate, per esempio l'esistenza di vita intelligente da tutta l'eternità, ma soltanto a un certo punto? Ancora, se non ne avessimo già abbastanza di queste argomentazioni, ricordiamo che il panteismo è in contrasto con l'esistenza di Dio, contrasta con l'esistenza di Dio. Dio noi sappiamo che è l'essere perfetto, onnipotente, onnisciente, è atto puro, mentre la sostanza dei panteisti è un atto potenziale che difetta di innumerevoli perfezioni. Quindi la sostanza dei panteisti con la S maiuscola, quello che dovrebbe essere l'assoluto, non è un vero assoluto perché deve sottomettersi a una legge evolutiva che alla fine è superiore. Quindi che razza di assoluto è un assoluto che deve sottomettersi alla legge del divenire evolutiva per acquisire le sue perfezioni che prima non ha o le ha solo potenzialmente? Ma di, di cosa stiamo parlando? Allora l'obiezione che si potrebbe avanzare è, ah ma la sostanza unica è vero, è un assoluto. Contiene tutte le perfezioni in potenza e le sviluppa gradualmente, ma le ha già tutte in potenza. Allora, risposta ancora una volta: allora quella sostanza non è veramente un assoluto, perché un assoluto è già un ente perfettissimo in atto da sempre. È più perfetto possedere attualmente ogni perfezione che non doverla guadagnare in un percorso evolutivo. Il panteismo, quindi, come fanno notare certi autori, alla fine Elia vive un dilemma esistenziale e cioè o la materia non possedeva le perfezioni che poi ha acquisito nel processo di evoluzione e allora non se le ha potute dare da sé ma le ha ricevute da qualcun altro e sarà questo qualcun altro là sotto oppure le possedeva già tutte attualmente ma se le avesse possedute già tutte attualmente non si sarebbe dovuta sottoporre a una legge che è quella evolutiva noi abbiamo abbastanza ancora una contraddizione del panteismo il libero arbitro che fine fa non c'è Viene negato nel panteismo, perché nel panteismo alla fine nessun atto volontario è libero, non si può neanche parlare di atto volontario in senso vero e proprio. La sostanza universale, vediamo ad esempio la filosofia di Hegel, la sostanza, l'assoluto, quello che per lui è Dio, deve sottomettersi a questa evoluzione, che però attenzione è totalmente necessaria, deterministica e inevitabile. Quindi io e tu. Io e Elia, siamo una stessa sostanza, ma è la sostanza che agisce in noi e che si serve di noi per il suo percorso evolutivo. Ma allora se io sono nelle mani di una sostanza che deve sottolineare... Sono questa sostanza io stesso, perché non, non ci sono individualità separate, perché mai io dovrei essere punito per le azioni malvagie? Tanto vuol dire che la mia esistenza è necessaria, quello che compio è necessario, allora sì, sarebbe contraddizione. Non ci sarebbe la ricompensa per le buone azioni, non dovrebbe esserci la punizione per le azioni... Per le azioni malvage. Hegel dice, per esempio, che i grandi personaggi della storia, attenzione, grandi nel senso di grande portata, eh, non è un giudizio morale, tipo Napoleone, lui sì. vede Napoleone che entra a iena e dice: Ha ah, lo spirito del mondo che avanza sì, a cavallo, alla fine sono usati dalla ragione, parla proprio lui di astuzia della ragione, con la R maiuscola, che questa ragione è la sostanza, l'assoluto, che si serve. Di quel personaggio facendogli supporre di essere libero e di agire liberamente, ma in realtà è la ragione è che si sta servendo di lui per portare avanti il suo processo di eh, evoluzione spirituale fino a raggiungere l'autocoscienza assoluta della ragione in se stessa. E poi in ultimo ricordiamo anche che il panteismo contraddice la morale, se si rimuove Dio e se si rimuove il libero arbitrio si toglie il fondamento della morale. C'è fam quel famoso passaggio che è stato citato e recitato da tantissimi studiosi in tantissime conferenze di Dostoevsky, nei fratelli Karamazov, sì. senza Dio tutto è permesso, quindi togliamo Dio tutto diviene lecito. Se tutti gli enti sono in qualche modo divini, perché tutti sono parte di questa sostanza, allora ogni loro azione è divina, ma anche l'adulterio, anche l'omicidio anche la blasfemia, il furto, tanto sono tutte azioni compiute da una medesima sostanza. E allora capite che e capiamo e, e, caro Elia che per esempio in un sistema come quello di Hegel ci troviamo in difficoltà a dire ad esempio che una guerra sia stata ingiusta. Come faccio a dire che una guerra, una qualsiasi guerra nella storia, magari la più tremenda, un attacco a sorpresa contro una popolazione inerme come faccio a dire che sia ingiusta se fa parte di una tappa necessaria nel processo evolutivo della sostanza? Come faccio? Come faccio a dire che il Signore A, che ha assassinato un'altra persona, abbia compiuto qualcosa di ingiusto, se tanto fa parte di un processo evolutivo inevitabile che giustifichiamo con il fatto che tutto il reale è razionale, tutto il razionale è reale? Punto di domanda. Quindi capiamo che il panteismo non ha una, ma ha tante contraddizioni. Quindi, al di là della fede, ci sono proprio anche delle eh, argomentazioni razionali. Sì, molto, molto chiaro, quest'ultima parte, ma tutto, tutto molto chiaro. Io Mauro ti ringrazio, eh, con questo video chiudiamo, ehm, chiudiamo il tema eh, cosmologia, ma io ringrazio te, ma desidero ringraziare anche il canale Pascendi Dominici Gregis, che sta divulgando i nostri video. Anzi, invito a frequentare quel canale perché pubblica veramente delle, delle robe eccell eccellenti. Quindi è un canale da seguire. Lo ringrazio, lo ringrazio pubblicamente perché ci tengo. Allora, Mauro, adesso abbiamo esaurito l'argomento cosmologia. Prossimo incontro, partiremo con. Allora, stavolta, veramente saremo ligi alla nostra promessa: l'argomento cosmologia è terminato in parte per quanto riguarda la cosmologia apologetica. Prossima volta ci sposteremo nell'Unione Sovietica, in particolare l'Unione Sovietica di Stalin. E approfondiremo un tema importantissimo, e cioè su come un'ideologia politica possa imporsi sulla scienza, parleremo sempre di astronomia, ma vedremo, e come una filosofia nelle mani di un partito che ha la visione di un partito possa dirigere la vita di un'intera comunità scientifica fino a dare una lettura obbligatoria dal punto di vista politico, partitico, sull'universo nel suo complesso. Questo sarà il tema di alcune delle prossime lezioni, perché Elia non potremo esaurire questa tematica in una lezione, ma certo, ne impiegheremo certo. alcune. Ecco. Sì, io mh, ripeto eh, è, è un argomento molto molto affascinante anche quello ed esaminandolo vedere da quali conclusioni poi si arriva, che cos'è un'ideologia, come la si impone, quali sono le conseguenze per tutti compreso la collettività il popolo che poi vive questa ideologia sulla sua pelle, perché porta a conclusioni veramente terribili e drammatiche da ogni punto di vista. Vabbè, ma cosa? Prego, prego, vai. Quella serie di lezioni ci aiuteranno, sarà questo il vantaggio, anche a poter leggere l'attualità. Certo. Nel senso vicende attuali, perché non si deve pensare che stiamo parlando di un, di un tema storico fine a se stesso chiuso ormai 70 anni fa no 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 no. sono dinamiche che noi proponiamo attraverso una vicenda storica cioè certo. quello è il contenuto che poi come vantaggio ci danno la possibilità di leggere anche alcuni accadimenti reali quindi lo possiamo tranquillamente trasporre sulla realtà nella realtà attuale perché anche nella comunità scientifica di oggi ci sono delle ideologie che guidano la ricerca stessa e le teorie scientifiche quindi, voglio dire, usiamo la storia per come andrebbe usata in maniera razionale per trasporla anche sul piano reale attuale e leggere la realtà attuale. Questo in Quindi, in realtà, in realtà, si offrono degli strumenti per leggere e capire questa realtà e scopriremo esatto. che il comunismo e l'ideologia comunista è tutt'altro che finita o spenta, è molto viva ed è, come diceva qualcuno, in mezzo a noi. E non, eh sì. e non per fare le, 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 il nostro bene, tutt'altro. Quindi saranno video veramente importanti perché offriranno delle chiavi di lettura, proprio delle chiavi di interpretazione di questa realtà e scopriremo un sacco di cose estremamente interessanti. Quindi io invito caldamente a vederli, quei video che, che, si, che faremo e possibilmente a divulgarli, perché è molto importante divulgare queste conoscenze. Va bene Mauro, se hai altro da aggiungere, altrimenti per oggi chiudiamo qua. A posto così per ora. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, grazie a te e grazie anche a chi ci vedrà. E, se potete, lo ripeto, aiutateci a diffondere questi video che sono di estrema, estrema importanza. Non lo dico tanto per dire, lo dico perché è così. Perché chi li vede e li vede con attenzione capisce. Capisce tutta l'importanza, grazie ancora, Mauro. E alla prossima, naturalmente, con Stalin e tutto il resto. Saluti.